Ci troviamo qui in via Caranfi a Monte di Procida, dove, se ricordate, già qualche mese fa anche noi avevamo fatto una segnalazione per segnalare lo stato di degrado in cui versava la zona, non solo a causa, diciamo così, delle sterpaglie e delle erbacce, ma anche a causa dei depositi di rifiuti illeciti che c'erano stati sul posto. Ci troviamo stamattina con Raimondo Pugliese e Giuseppe Pugliese, rappresentanti rispettivamente dell'Associazione Radici Montesi e di Svolta Popolare, che si sono impegnati insieme ad un gruppo di volontari per ripulire e rendere di nuovo vivibile questa bellissima passeggiata che conduce da Monte di Procida sino a Cappella. Questa iniziativa, un'iniziativa importante tesa a salvaguardare un grande patrimonio di Monte di Procida. Io volevo solamente ringraziare Svolta Popolare, organizzatrice e promotrice dell'evento. Noi di Radici Montesi abbiamo partecipato a questa pulizia che prevede comunque un'altra fase, la pulizia mediana della strada, insomma. Vorremmo che praticamente ogni cittadino desse una collaborazione fattiva sulle proprie pertinenze. Quindi pulire il proprio giardino penso che sia alla base di un popolo civile. Siamo a Giuseppe Pugliese, un segno importante per la cultura ecologica di Monte di Procida. Oggi è una giornata di festa perché una strada storica di Monte di Procida che per troppi anni ha aspettato, finalmente viene resa di nuovo percorribile. Come diceva giustamente Raimondo, che con Radici Montesi ha dato un importante contributo, insieme a tante altre associazioni, non le cito tutte perché rischierei di dimenticarne qualcuno, ma poi faremo un formale comunicato per ringraziarle tutte e per dire che ci sarà un'altra giornata di perfezionamento, perché stamattina ci siamo trovati di fronte ad un'impresa titanica, c'erano rovi, sterpaglie, immondizie, vetri rotti, addirittura parti di un'automobile, quindi ci sarà bisogno di un'altra giornata per perfezionare. Ringrazio anche il comune e nella persona dell'assessore Paolo Scotto di Frega e nella persona della dottoressa Romeo, responsabile del competente settore, ci ha dato un aiuto per quanto riguarda la logistica, le attrezzature e voglio dire, ricordare a tutti che questa era una stradina con una grande valenza storica. Questa stradina unisce due frazioni di Monte di Procida. A me piace dire due frazioni, la frazione del Cercone e Cappella, ma soprattutto una delle strade più antiche. E voglio dire una cosa, questo è un esempio di collaborazione tra associazioni e tra parti politiche diverse. Abbiamo avuto tutti l'intelligenza di capire che a prescindere dai colori politici, gomito a gomito avremmo fatto qualcosa di veramente importante. Quindi grazie a tutti.